ogni giorno. Non sarei contento se non lo vedessi ogni giorno. Mi è assolutamente necessario. E in questo momento lui rappresenta per me tutta la mia arte. Harry, a volte penso che nella storia del mondo ci siano solo due momenti importanti. Il primo è quando appare un nuovo mezzo artistico. Il secondo, quando appare una nuova personalità artistica. Quello che per i veneziani fu l'invenzione dei colori ad olio, fu, per la tarda scultura greca, il volto di Antino, e un giorno sarà per me il volto di Dorian Gray. Non solo perché dipingo, disegno, schizzo, prendendolo come modello. Naturalmente ho fatto tutte queste cose, ma Dorian per me è molto di più di un modello o di un soggetto. Non ti dirò che non sono soddisfatto di quel che ho tratto da lui, né che la sua bellezza è tale che l'arte non è in grado di esprimerla. Non c'è nulla che l'arte non possa esprimere, e so che ciò che ho fatto da quando ho conosciuto Dorian è un buon lavoro, il miglior lavoro della mia vita. Ma in qualche strano modo, spero che mi capirai, la sua personalità mi ha suggerito uno stile e una forma artistica completamente nuovi. Vedo diversamente le cose e le penso diversamente. Adesso sono in grado di ricreare la vita in una forma che prima mi era preclusa. Un sogno di forma in giorni di pensiero. Chi l'ha detto? Me ne sono dimenticato, ma proprio questo Dorian Gray ha rappresentato per me. La sola presenza di questo ragazzo, perché mi sembra un ragazzo, anche se ha più di 20 anni, la sua sola presenza. Ah. Mi chiedo se ti puoi rendere conto di che cosa tutto questo significhi. Inconsciamente lui mi delinea una nuova scuola, una scuola che dovrà avere in sé tutta la passione dello spirito romantico e tutta la perfezione dello spirito greco. L'armonia di anima e corpo. Che cosa grande! Nella nostra follia noi li separiamo e abbiamo inventato un realismo che è volgare e un idealismo che è vuoto. Harry, se tu appena sapessi che cosa rappresenta per me Dorian Gray. Ricordi quel paesaggio che Enyuv si era offerto di comprare per una somma altissima, ma dal quale non ho voluto separarmi? È una delle cose migliori che ho mai dipinto. E perché? Perché mentre lo dipingevo, Dorian Gray era seduto accanto a me. Qualche sottile influenza passava da lui a me e per la prima volta in vita mia ho visto in una boscaglia la meraviglia che avevo sempre cercato e sempre mancato.